Con Ciro Formisano, regista del documentario L'altro buio in sala, al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Ben trovato! Buongiorno a tutti. Che racconto è? Si tratta di un film documentario in cui viene raccontato un aspetto un po' poco esplorato del cinema, ovvero quello dei gestori delle sale cinematografiche. Ci sono dietro delle storie incredibili che io paragonerei ad una storia del cinema parallela a quella ufficiale. Per antonomasia, insomma, i gestori delle sale cinematografiche sono gli unici della filiera cinematografica che non hanno mai fatto red carpet e che vivono un pochettino all'ombra dei riflettori, appunto, e del glamour che si scatena quando si parla di cinema, insomma. Com'era nato il progetto? Durante pieno lockdown, quindi eravamo chiusi ed io, approfittando, diciamo, di questo momento in cui le sale cinematografiche erano chiuse, ho pensato a questo progetto. Poi però le sale hanno riaperto dopo la fine del primo lockdown per poi richiudere successivamente ad ottobre. Allora lì mi sono deciso, ho fatto un pochettino la stila delle sale cinematografiche più antiche d'Italia, che poi si sono rivelate essere tutte sale di cinema di sé. Li ho contattato i gestori, e alcuni hanno anche rifiutato, insomma, perché non era un bel momento, e altri invece hanno partecipato di buon grado, e quindi ho fatto questo giro rocambolesco d'Italia per andare appunto ad intervistare i gestori nelle loro sale e quindi sentire un pochettino la storia di queste sale. Storie veramente incredibili. Ecco, la cosa che mi ha stupito di più è conoscere una varietà così ampia delle storie raccontate dai gestori delle sale, legate al cinema, legate ai film, legate ai personaggi che hanno anche abitato quelle sale. Veramente sono rimasto a bocca aperta, ecco, sul materiale che sono riuscito a raccogliere e il sacrificio che poi ho dovuto fare per dover contenere tutto questo materiale in un unico film da 95 minuti. Ecco, ho dovuto sacrificare veramente materiale prezioso e divertente. Com'è stata la scelta delle sale dei gestori? Alcune io le conoscevo già perché erano le sale che avevano proiettato il mio primo film, L'Esodo, e con i quali avevo instaurato anche un buon rapporto di amicizia, perché così come sto per fare con questo film, al tempo ho fatto con il mio primo film, cioè lo accompagnavo un po' in giro per l'Italia per le proiezioni e quindi conoscevo queste persone molto carine che appunto ospitavano il mio film. Altre sono delle persone che ho conosciuto adesso per questo progetto. E sono tutti gestori di sale storiche, cioè, ma quando parliamo di sale storiche parliamo veramente del 1915, ecco, cioè le primissime sale cinematografiche che hanno aperto in Italia. Non con gli stessi gestori, naturalmente alcuni sono figli o comunque pronipoti o nipoti dei gestori che le hanno fondate, altri invece sono gestori nuovi che però, conoscendo la storia, me l'hanno raccontata. Che idea ti sei fatta ascoltando tutte queste storie? Che comunque i gestori vivono il cinema esattamente come lo viviamo noi, registi o scrittori o sceneggiatori. Il cinema è qualcosa che può essere veramente, ora non voglio usare termini, però può essere considerato un vero e proprio virus. A detta loro, cioè nel senso io uso parole che hanno utilizzato loro, è un qualcosa dal quale non riesci più ad uscire ed è per questo che comunque il cinema è riuscito a superare delle crisi anche peggiori di quella del Covid, nel senso quella del Covid è stata una chiusura limitata nel tempo, adesso purtroppo la condizione non è delle migliori, però il cinema ha veramente superato delle crisi molto più gravi di queste. Se solo pensiamo al periodo del cinema a luci rosse, quando praticamente tutte le sale italiane sono state tramutate appunto in cinema porno, e adesso però analizzando quel periodo ci rendiamo conto che ha avuto la sua importanza il cinema a luci rosse, perché senza quel passaggio i cinema non esisterebbero più. Avrebbero chiuso e basta quando sono venute fuori le TV e successivamente le videocassette. Che forma distributiva avrà?
La distribuzione del mio stesso produttore, che è la TVM di Luca Rossi. Io accompagnerò le proiezioni, almeno la prima proiezione, in cui farò un incontro con il pubblico. È una cosa che mi fa sempre molto piacere, ecco, anche il pubblico è molto allettato, ecco, di andare ad una proiezione dove ci sia il regista o comunque qualcuno che ha fatto parte della costruzione del progetto, perché poi in Italia, insomma, il cinema resta una realtà molto artigianale, ecco, quindi conoscere veramente il regista o lo sceneggiatore, il produttore, è un po' come conoscere lo scultore o il pittore, insomma, che ha creato la sua opera. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? La pagina Facebook, che è Faro Cinema Produzioni, e poi su Instagram. Chi vuol seguire me, io aggiornerò giorno per giorno. Ciro Formisano, regista, il mio account IG, dove pubblicherò, insomma, tutte le proiezioni che saranno fatte dal 25 marzo in avanti. Il documentario L'altro buio in sala al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Ciro Formisano. Grazie a voi. A presto. Salve.